Amici, buongiorno, sono di nuovo insieme al gruppo più sguaiato della famiglia, faccio parte anch'io del gruppo e siamo di nuovo insieme per il weekend. Questa volta siamo nelle Langhe. Abbiamo organizzato un weekendino qui in giro per i borghi e i vigneti. La prima tappa è Neve e andiamo a scoprire il borgo. Ed eccoci con i primi acquisti. Ho preso dei biscottini alla nocciola, 40% di nocciole, poi zucchero albume. Gli altri hanno preso già il panino. E ci tengo a specificare che sono solo le 10, hanno speso 40 euro per tre panini. Ok. Prevedo che in arrivo qualche litigata. Abbiamo Dove sta la trovato, chiesa di San Pietro e Paolo? come diceva Simone, siamo di fronte alla chiesa San Pietro e Paolo. Ciao a tutti! E questo posto è molto più carino nel punto panoramico. Consigliatissimo appena si entra nel paese questa casa, poi deliziosissima. Questa piazza è stupenda. Hello. Merenda time. Voglio assaggiare subito i biscotti perché è una vita che non mangio i biscotti alla nocciola. E qui li fanno davvero buoni, poi questi vabbè sono artigianali, quindi tanta roba. Questi li chiamano anche brutti ma buoni. Sono buonissimi. Assaggio Olivia. Com'è questo panino? Molto buono. Molto buono. Com'è questo panino? Ottimo. Ottimo. Cosa vuol dire barre brutto di qua? Sta registrando. Scusatela. Vabbè, la taglia via sta pezzo. Sì, infatti. Se devo perdere 5 giorni per tagliare dove siete inopportuni, cioè. Devo far vedere questa chiesa perché è una chiesa ortodossa, l'ho scoperto adesso. Un po' di patria. C'è la scomposta? Vai. Vai. Com'è? Aspetta. L'ha fatta. L'ha fatta? Stavo filmando. Questa è Piazza della Vittoria ed è il mio posto preferito qui. Anche a Neve c'è una delle grandi panchine di cui è tempestato il territorio. Questa è verde e c'è una vista spettacolare da qui. La seconda tappa del nostro giro nelle Langhe è Grinzane Cavour. Siamo qui per il castello e per la vista, ma intanto, come prima cosa, andiamo a mangiare qualcosa. Non so bene ancora dove, forse Luca ha trovato un ristorante, ma vediamo cosa troviamo. Tanto questa è la mia vista costante. Due piccioncini. Questo è il castello. Qua c'è una vista veramente stupenda. Volentieri, non so dove siamo andati tutti, facciamo il giro. Come si
consiglio di partire da questa, che è una tuma di pura mucca, tre latti, mucca pecora capra, un castelmagno, quindi un formaggio di montagna d'alpeggio, e questa è una tuma di montagna stagionata leggermente piccante. Le facce dei carnivori. Grazie. Grazie. Il posto è scelto e viene lì assetto. Rifugio Gusmeroli si chiama. Sì. Intanto sono arrivati anche i piatti degli altri. Cos'è che hai, Luca? Quello è un tortino di patate con carne. Beh, Olivia ha preso la stessa cosa che ho preso io, però col pane. Qui abbiamo i friccioli. Bellissimo. Sì, con lardo. La forchettata perfetta. E gnocchi. E questa è la mia versione gluten free. Quanto buono questo, ragazzi, veramente. Comunque, qui sotto il castello ci sono anche dei vigneti e si può passeggiare dentro le vigne. Che bello, c'è l'uva. Sentite il profumo? Si sta avvicinando il tramonto e ci siamo spostati di nuovo. Ora siamo a Barolo e stiamo andando a visitare la cappella delle Brunate o del Barolo. È tutto bellissimo qui. C'è un sacco d'uva e si possono ammirare anche i coltivatori d'uva, non so come si chiamano, mi vergogno un po', ma questa è la verità, che stanno raccogliendo l'uva e stanno facendo la vendemmia ed è bellissimo. E si respira un'aria diversa qui. Ci sono anche delle mongolfiere all'orizzonte e tante tante vigne, tante. È bellissimo. I miei amici sono rimasti un po' indietro. Li aspettiamo, dai. Piccino, ma sei un piccino picciotto. Queste sono le situazioni in cui vorrei si potesse trasmettere il profumo delle cose, perché questa rosa profuma da una distanza di un metro, è buonissimo. E poi c'è un topino troppo dolce qui. Vieni, ciao! Vicky, andiamo qua e dimmi se quando è stata l'ultima volta che hai fumato una rosa. Vieni a salutare! E ciao! Ma si può entrare? Non si può entrare. Ma ci sarebbe stata questa gente fuori? Ora siamo nelle viette di La Morra, borgo molto carino. Sto cercando uno scorcio dove ammirare il tramonto. Non so se riuscirò nell'impresa, ma ci provo. Vi faccio vedere velocemente la stanza finché è ancora in ordine. È molto carina, molto molto carina. Io ho già preso un po' possesso degli spazi, però ecco, questo è quando domani avremo una vista spettacolare da qui. È un posto veramente delizioso, è bellissimo qui, guardate che luna stasera. C'era solo da Buzzi, zio. C'era solo da Buzzi. A me piace tanto il sapere. Mi stavo dimenticando di farvi vedere la cena. Perché il calice patate crote al forno e ravioli ricotti spinaci gluten free. Questa per fare una cosa vomitevole, io mi sto sentendo male. Mi sacrifico solo per voi, sta per mangiare le ravioli. Dai, insieme, insieme, no?
due, tre. Anche lui. Sembra un misto tra pesce e pollo. Sai perché? Perché? È un anfibio, tesoro. È un misto tra pesce e pollo. Sembra pollo. Pollo o pesce? Pollo, 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 pollo. A me sembra pesce. E questo è il ristorante che ha anche questo arco bellissimo con tutti gli strumenti dei contadini. Quanti ne riuscite a riconoscere? Che bel posto questo, ma come ci siamo finiti qua? E ora il meritato relax fuori dalla casa a guardare le stelle e la luna. Buonanotte. Adesso vi porto a farvi vedere la sala colazioni perché è uno spettacolo. Guardate che meraviglia! Ho praticamente la sala in esclusiva. Eh? No, sala... gli altri quattro ragazzi. No, scherzo, ma ci sono solo io. Ah sì, in questo momento sì. È bellissimo qui. Piccola piccola, buongiorno. 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 Il croissant, però non so chi. Le uova strafasciate? Sì, sono per qui, me. Vero? Sì, grazie. Ho invertito i posti. Vabbè. Siamo pronti per ripartire, ma prima vorrei farvi vedere la struttura anche di giorno perché è stupendo qui. Vabbè, qua in camera abbiamo anche il balconcino. Si esce fuori su questo terrazzino che in realtà è collegato con le altre stanze e volendo può diventare una casa enorme per una famiglia grande. C'è una bellissima vista sulla vallata, parcheggi e andiamo a farvi vedere dall'altra parte. Comunque i proprietari super carini e sono stati molto molto accoglienti. Il posto è davvero arredato con stile. Vi faccio vedere anche da quest'altro lato qua. Abbiamo anche l'idromassaggio. Guardate da qui che bello. Stupendo. Questo è il cortile e la casa. Vi faccio vedere anche il lato dietro. Ieri sera siamo stati qua a guardare le stelle. Qui è la sala colazione di prima e questa è la parte dietro. Guardate che carino qui. E wow. Ci piace, no? Bellissimo. È un posto da segnarsi assolutamente. E io sicuramente ci torno perché è veramente uno spettacolo vero. Stamattina siamo a Monticello, stiamo andando a visitare il castello. Cos'altro c'è qui? Un punto panoramico, un monumento, un museo etnografico, una parrocchia e appunto il castello. Andiamo. Ora stiamo andando a fare la visita al castello, però prima abbiamo deciso di fare il lato esterno.
Questo è l'effetto della luce attraverso quelle vetrate lì. Non vi ho aggiornati, ma a Pollenzo non c'era niente, cioè c'erano dei monumenti da vedere, ma i ristoranti, i bar non ce n'erano molti, ma erano alcuni chiusi, altri niente di interessante. E allora per pranzo ci siamo spostati a Bra, dove siamo andati a mangiare in questa osteria che avete visto poco fa. Buonissimo, tra l'altro, io ho mangiato una buonissima insalata langarola, che è un'insalata locale con formaggio, sedano e noci. Gli altri ovviamente hanno mangiato la salsiccia, l'obiettivo era quello. E adesso stiamo facendo una passeggiata qui per il borgo. È tutto molto carino, il centro storico è veramente bello. Oggi c'è un bel po' di movimento, c'è una festa, non so che tipo di festa è. Di fatto che l'atmosfera è veramente piacevole. Adesso sono alla ricerca di una gelateria e spero di trovare qualcosa di molto molto buono. Ve lo sto facendo vedere perché è buonissimo. Ho preso un mix con formaggio di Roccaverano e lamponi, poi un bra e fichi e poi le nocciole. Sono rientrata da pochissimo a casa e in chiusura di questo weekend posso dire che è stato un weekend formativo. Ho imparato ancora di più a convivere con le persone, cosa non facile, per niente facile, ma ho scoperto che quando ci tiene le persone riesci a trovare la forza e la voglia e la spinta giusta per andare incontro a queste persone. È bello anche non aver sempre ragione, è bello anche dire ho sbagliato, perché a volte questa cosa ti permette di metterti a guardare le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, più vicina alla persona che hai accanto, e questo non può essere che un'occasione per migliorare, per crescere e per costruire un rapporto. Costruire un rapporto, questa è una cosa difficilissima per me, andare in scontro con le persone, solo che mi sto rendendo conto sempre di più che lo scontro positivo mirato comunque a venirsi incontro, a trovare un modo per stare insieme, può anche essere positivo, perché permette a tutte e due o a tutte le persone coinvolte di fare un lavoro se sono interessate e intenzionate a farlo, e questo non può che essere una cosa positiva per tutti, perché si cresce, si impara e ci si migliora a vicenda. Detto ciò, il nostro giro nelle Langhe è stato bellissimo. Io non mi aspettavo niente di meno. I posti sono veramente spettacolari e mi sono goduta il weekend, nel senso che ho filmato il giusto, che è quello che state vedendo in questo video, e qualcosina per brevi reel su Instagram. Per il resto non ho fatto grandi contenuti, ma l'ho usato un po' come riposo e site inspection per rendermi conto bene qual è il giro giusto da fare per i contenuti su Instagram e per creare contenuti, filmare contenuti. Questo significa che presto torneremo insieme, io e voi, per un altro giro, un po' diverso, ma sempre bello. Detto ciò, se ancora vi state domandando se le Langhe valgono il viaggio, assolutamente sì. I posti sono veramente tutti bellissimi. Io già lo sapevo che il Piemonte è un posto bello,
A differenza di quello che dicono tanti, che è un posto che mette tristezza, a me no, nel senso che io riesco ad apprezzare anche i posti che sembrano un po' più cupi, un po' più riservati, un po' più tranquilli, anzi, spesso li preferisco perché sono i miei posticini del cuore, dove non c'è tanto chiasso, dove non c'è tanto rumore o troppa vivacità, dove puoi sentire quello che senti dentro e ammirare la bellezza dei panorami. Detto ciò, chiudo questo video. Spero di avervi portato un minimo di quello che c'è da vedere e da fare in questi bellissimi posti e ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, come sempre, prendetevi cura di voi e dei vostri cari. Ciao!